Allora, sono onorato di partecipare a questo evento in cui vengono affrontate una serie di problematiche sempre più all'ordine del giorno, tra le quali quelle del governo del territorio e la sua tutela e la messa in sicurezza. Un territorio, il nostro, che ha dovuto più volte confrontarsi con diverse tipologie di eventi calamitosi negli ultimi anni, eventi dove si sono avute, oltre alle perdite di vite umane, ingenti danni all'ambiente e al paesaggio, al patrimonio edilizio pubblico e privato, nel quale vorrei ricordare rientra anche quello artistico e culturale. Un territorio che, bisogna dirlo, ha visto crescere notevolmente il consumo del suolo, anche attraverso la realizzazione di opere edilizie molto spesso non conformi a quelle che sono le disposizioni urbanistiche. Sappiamo bene che il governo del territorio è una materia molto complessa, articolata su una pluralità di poteri caratterizzati dal principio di sussidiarietà. L'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla Regione a statuto ordinario una potestà legislativa concorrente in materia del governo del territorio. A questo proposito, voglio evidenziare che nel medesimo articolo non sono menzionate espressamente nella materia dell'urbanistica né quella dell'edilizia, e che le regioni e province autonome ad autonomia speciale, i relativi statuti attribuiscono una competenza legislativa esclusiva in materia di urbanistica. Lo Stato, quindi, ha una funzione di indirizzo e coordinamento delle linee fondamentali del governo del territorio, a cui dobbiamo aggiungere la competenza esclusiva nelle materie dell'ambiente e dei beni culturali. La memoria degli effetti devastanti provocati dagli eventi calamitosi che si sono succedute nel nostro paese deve servire non solo a ricordare, ritengo io, chi ha perso la vita e chi ha profuso il massimo impegno nell'operazione di soccorso e superamento dell'emergenza, ma deve anche rappresentare uno sprono per valutare l'adeguatezza di ciò che stiamo facendo come sistema di protezione civile per il futuro del nostro paese e delle nostre prossime generazioni in tema di previsione e prevenzione. E qui voglio ricordare che riguardo alla previsione, in particolare quella non strutturale, secondo quanto stabilito l'articolo 18 del Codice della Protezione Civile, i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica del territorio devono essere coordinati con i piani di protezione civile. Il nostro compito istituzionale ha da sempre posto al centro delle proprie attività, secondo una corretta scala di priorità, la tutela della vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente. E ciò lo si deve a una geniale intuizione e alla lungimiranza che ebbe il nostro padre fondatore Giuseppe Zamberletti, al quale l'intera collettività nazionale ritengo che deve avere infinita riconoscenza. La visione lungimirante del presidente Zamberletti a seguito degli eventi drammatici del Friuli nel 1976 in Basilicata e Campania nel 1980, dalla quale scaturisce l'attuale sistema di protezione civile del nostro paese, ha reso possibile una sinergia in cui, in occasione di eventi calamitosi, i nostri concittadini danno il meglio di sé. Dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale del servizio di protezione civile, alle forze armate, alle forze di polizia, ai rappresentanti delle diverse istituzioni territoriali, delle organizzazioni di volontariato e alla comunità scientifica, fino al cittadino che con il codice della protezione civile emanato a gennaio 2018 non è più soggetto passivo, ma diventa parte integrante di un percorso di responsabilizzazione e informazione che deve innescare la capacità di ognuno di noi di adottare comportamenti consapevoli e di autoprotezione. Un sistema complesso, quindi, nel quale si legano in modo sinergico professionalità e solidarietà, conoscenze scientifiche e virtù umane che costituiscono l'asse portante della nostra protezione civile. Un sistema complesso che quest'anno ha dovuto affrontare un'emergenza mai vista, l'emergenza coronavirus, dove il Dipartimento ha svolto un ruolo di coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale, finalizzati al soccorso e all'assistenza della popolazione interessata al contagio, al potenziamento dei controlli nelle aree portuali e aeroportuali, al rientro in Italia dei cittadini dai paesi a rischio e al rimpatrio dei cittadini stranieri nei paesi di origine, alle attività di distribuzione dei dispositivi e delle apparecchiature per il contrasto
della diffusione dell'epidemia nelle diverse regioni e province autonome. Come sistema di protezione civile, cui spetta istituzionalmente l'attività di previsione e prevenzione, abbiamo avanti a noi sfide molto importanti, come l'ammodernamento e il rafforzamento del coordinamento dei piani di protezione civile, il rafforzamento dell'informazione e della comunicazione alla popolazione sui rischi attraverso l'allertamento capillare, che diventerà presto una realtà nel nostro paese, mediante l'attivazione del sistema IT Alert, che consentirà di raggiungere tutti i telefoni cellulari collegati alle celle in una zona interessata da uno specifico rischio naturale con un breve messaggio, e che costituirà per i sindaci e per le autorità locali di protezione civile uno strumento fondamentale per una corretta attività di previsione e prevenzione degli eventi e di gestione dell'emergenza. Vorrei anche ricordare che dal mese di agosto il sistema di protezione civile, Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana, ISPRA, ARPAT, Comune di Piombino, Marina Militare e tutte le altre componenti e strutture operative stanno lavorando nel Golfo di Follonica per le attività di rilievo morfologico batimetrico e per la ricerca e la rimozione di 56 ecoballe disperse a seguito di un incidente della motonave Ivi avvenuto 5 anni fa. Permettetemi di concludere questo mio intervento comunicandovi che da quest'anno scolastico, per il quale è doveroso ricordare il lavoro che le nostre istituzioni hanno effettuato per adottare ogni utile azione di contrasto al virus, tra le materie di studio dei nostri ragazzi nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica ci sarà anche la protezione civile. Gli studenti avranno quindi la possibilità di conoscere e approfondire i rischi che insistono sul nostro territorio, con il fine di adottare idonee e consapevoli misure di autoprotezione in caso di evento ed evitando il ripetersi di tragedie come quelle che noi conosciamo con gli eventi alluvionari di Livorno del 2017 e del Raganello nel 2018. Grazie a tutti e buon lavoro.